bravissime, belle e brave. E questi erano i mitici anni 70, ve li ricordate? Le canzoni di Lucio Battisti, i film di Starsky e Hutch e le imprese sportive di un grande, forse uno dei più grandi ciclisti italiani, Francesco Moser. Moser che pochi anni dopo entusiasmò il mondo battendo il record dell'ora in Messico. Milioni di italiani rimasero incollati davanti alla televisione per assistere a quella storica impresa. Signore e signori, Francesco Moser! Benvenuto Francesco. E qui c'è anche la maglia che indossavo. Ma che effetto ti fa vedere nel con 79, la tua maglia? Dopo che avevo vinto il mondiale. La maglia del record fu questa, è vero? No, del record, era una maglia. No, non è quella del record. E sono cambiate un po' le maglie, Sì, queste erano di tessuti diversi oggi. Adesso la moda. Tessuti più leggeri alla moda. Ha coinvolto che cambiano anche continuamente. Il ciclismo, sì. Prima avevamo i ricami sulle maglie, oggi è tutto stampato. Senti Francesco, ormai tu sei il testimonial dei mondiali di ciclismo che tra un mese partirà proprio, percorrerà le strade del Lago di Garda. Immagino che la macchina organizzativa sia già in fervore, sia già in pieno regime. Se non fosse così sarebbero guai. Quindi forse è meglio chiamare il presidente, no, dei mondiali di ciclismo, che è Giovanni Rana. Signorina Casa e Chiesa, abbiamo un problema. Le ho detto Casalegno, e poi che vuole? Abbiamo un problema. Sì, mi dica. Allora, c'è di là uno con una faccia da Giovanni Rana che dice di essere il presidente dei mondiali di ciclismo. E infatti è il presidente dei mondiali di ciclismo. Quello lì, con quel fisico. Ma dai, hai visto? È come fare Fassino presidente dei mondiali di sumo, dai. Che ci azzecca? Per favore, lo faccia entrare. D'accordo, lo faccio. Io lo conosco da quando era piccolo, sa, quando era un girino ancora. La prego! Venghi, prosegui diritto fino alla Casalegna. Giovanni Rana! Buonasera. Buonasera. Non ci faccia caso, eh? È un po' andato di testa. Vabbè. Sì, col caldo succede. Presidente dei mondiali di ciclismo. Sì. Giovanni Rana. Allora, a che punto è la macchina organizzativa? Ma già oggi abbiamo fatto i campionati mondiali del ciclismo per i giornalisti, qua la Zise, dunque è già un'apertura per i campionati del mondo. Il campionato del mondo sarà del 27 al 3 d'ottobre, dunque sarà una grande festa, una grande sagra del ciclismo, non solo per Verona, ma anche per tutta l'Italia, per tutta Europa, diremo, ma anche per tutto il mondo, perché ci pensa che avremo quasi 1 miliardo di contatti, dunque abbiamo aperto anche verso la Cina, dunque pensate voi, dunque sarà il momento, no, da presentare Verona come ciclismo, ma anche come aziende e come economia, perché adesso sarà è un momento, evento. Sarà un grande evento, perché l'Italia ha un bisogno adesso, il Made in Italy particolarmente. Per fortuna. Allora in bocca al lupo Giovanni Rana, presidente dei mondiali di ciclismo, grazie. Francesco Moser, grande campione italiano del mondo, e grazie ancora.